Il progetto della Biagiola è una scommessa. Già in fase progettuale abbiamo deciso come Associazione Cultura e Territorio di coinvolgere, sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, il maggior numero di realtà possibili, dall'associazionismo locale all'imprenditoria, in modo da ottenere una rete consolidata sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di trasformare in breve tempo e concretamente il patrimonio culturale in una risorsa per il territorio che produca ricchezza culturale ma anche concreta per la popolazione che abita questi luoghi così ricchi di testimonianze del nostro passato. Il sito della Biagiola è particolarmente importante per ricostruire degli aspetti meno conosciuti della storia del territorio di Sovana. Infatti il sito ha restituito resti di strutture di età romana e un cimitero altomedievale da cui provengono preziosi corredi longobardi. L'Associazione Cultura e Territorio ha coordinato il progetto e reperito le risorse necessarie. Si tratta esclusivamente di fondi privati, in particolare messi a disposizione dalla vicina azienda vitivinicola La Biagiola, i veri patroni dello scavo. Il nostro obiettivo è proseguire l'indagine del sito, di cui resta ancora la gran parte da scavare. L'ACT, però, intende rendere fruibile al più presto quanto già messo in luce, prima con periodiche visite guidate, e in futuro attraverso la messa in sicurezza e la creazione di un parco archeologico. Se volete salvare la Biagiola e approfondire la conoscenza della Biagiola, sosteneteci con una donazione.